video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia top down che io ho deciso di chiamare maglia Cairo. Per poterla realizzare ho utilizzato un filato che già conoscete perché l'abbiamo utilizzato l'anno scorso, ossia il Mirage della Mistrico Filati, un bellissimo microfibra un po' più doppio della Alice ma soprattutto sfumato. Se ricordate io già l'ho utilizzato per la maglia Dolomiti e per vestitino Fire, questa volta ho optato sempre per un top down ma lavorazione molto diversa, appunto chiamata maglia Cairo. Il colore che ho usato io è lo 03, che ha queste bellissime sfumature della terra, ma voglio mostrarvi anche altri colori disponibili sempre sul sito. Questo lo riconoscete perché appunto il filato che ho utilizzato per il vestito Fire, questo invece ha le sfumature che vanno dal grigio al nero, quindi veramente fantastici, ma ce ne sono anche altri. Abbiamo uno sfumato del blu, uno sfumato con i colori del vulcano e una tonalità che ricorda molto questa con cui ho fatto invece la maglia Dolomiti. Ora, per quanto riguarda il sito, io vi lascio sempre il link in descrizione dove appunto potete comprare il mio stesso filato anche in altri colori, ma se volete vi lascio anche il link al sito sempre per il filato però Alice in versione per se lo volete fare tinta unita invece che sfumata. Per quanto riguarda il quantitativo, allora vi dico che io ho lavorato con un 104,5 e ho utilizzato 250 grammi di questo filato, ogni gomitolo appunto da 50 grammi. Per una taglia M ve ne occorrono 300, per una taglia L 350, anche perché comunque ha un buon metraggio. Naturalmente se volete fare le maniche più lunghe, in questo caso anche una taglia S, dovete andare ad aggiungere 50 grammi in più rispetto a quello che vi ho detto. Se la volete ancora più lunga o anche più larga per farla tipo vestitino, vi consiglio anche in quel caso di andare a prendere un 100 grammi in più rispetto al quantitativo che ho detto all'inizio. Per quanto riguarda invece la lavorazione, mi avvicino così la potete vedere bene, ho optato per uno scollo largo, appunto perché lo voglio utilizzare sia in autunno ma anche in inverno con sotto un bel lupetto, quindi ho optato per questo scollo bello largo. La lavorazione ha dei ventagli e queste righe in rilievo che fanno da contrasto a invece le linee in orizzontale che vengono fuori dal filato utilizzato. Mi piace appunto questo contrasto, quindi è semplicissima la lavorazione. Una volta arrivata la larghezza desiderata è un giro che va sempre ripetuto, quindi una volta lavate gli scalfi si lavora il corpo della maglia e naturalmente poi si lavorano le maniche che come vi ho detto potete decidere di fare anche più lunga, quindi è una lavorazione molto semplice, si può allargare quanto si vuole, ci sono diversi metodi per allargare la lavorazione e io ve li spiego tutti all'inizio del video quando appunto vi spiego il punto. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se così come sempre, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook, Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare Spruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. In tutto ciò, quindi noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Mirage che se ricordate ho già utilizzato l'anno scorso. Il colore che utilizzerò questa volta è lo 03 che ha queste fantastiche sfumature del marrone, ma il campione me lo vedrete fare con l'alice, perché così si vede meglio in quanto questo c'ha all'interno il marrone, quindi alcuni punti non si vedevano bene. Vi dico già che io lavorerò con l'uncinetto del 4,5. La lavorazione che andremo a fare top down si parte dall'alto e io nella mia lavorazione vera e propria ho montato 100 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 4, quindi mi raccomando, io ho montato 100 catenelle, questo mi permette, ve lo faccio vedere un attimo, di avere, perché lo sto lavorando, eccolo, mi permette di avere una circonferenza di uno scollo, quindi di 40 centimetri. Ora, per una taglia M io consiglio di andare a mettere 4 motivi in più, quindi 16 catenelle in più, per una taglia L andate a mettere 8 motivi in più, questo quindi per le taglie più grandi. Lo scollo è largo rispetto al scollo di solito, il scollo che facciamo solitamente è un po' più largo, quindi vi ripeto, col 4,5 ho montato 100 catenelle, 4 motivi in più per una taglia M, 8 motivi in più per una taglia L. Allora, a questo punto possiamo andare a fare i nostri giri e andiamo a fare il primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, una catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, salto una catenella di base e ricomincio da capo, quindi entro nella successiva
e vado a fare una maglia alta. Salto una catenella di base, prendo il filo, entro una successiva e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta e si ricomincia. Quindi salto una catenella, entro una successiva e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, salto una catenella e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Quindi procedo in questa maniera per tutto il mio giro, andando a fare sempre una maglia alta, si salta una catenella e si va a fare maglia alta, catenella di separazione, si rientra maglia alta. Continuo così per tutto il giro, vi farò vedere poi come terminare il primo giro e iniziare il secondo. Sto per terminare il primo giro, ho fatto il ventaglio, entro nella terza catenella che con la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro e andiamo a realizzare una maglia alta e rilevo, quindi entro nell'archetto prima della maglia alta, esco dall'archetto subito dopo, prendo il filo e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle. Queste mi servono per poter fare la mia maglia alta e rilevo. Prendo il filo, quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado sulla prima maglia alta del ventaglio, questo è un ventaglio, quindi vado nella prima maglia alta e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e di nuovo maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. E si ricomincia da capo. Prendiamo il filo, andiamo a fare una maglia alta e rilievo, quindi entriamo nell'archetto di prima della maglia alta, usciamo nell'archetto dopo e andiamo a fare una maglia alta e rilievo sul davanti. Andiamo dove abbiamo la prima maglia alta del ventaglio, andiamo a fare un ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Andiamo nella maglia alta successiva e di nuovo maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta e si ricomincia da capo. Quindi si prende il filo, si va nella maglia alta per fare la maglia alta e rilievo, quindi si entra nel foro di prima, si esce in quello dopo, si va a fare una maglia alta e rilievo e poi ventaglio sopra la prima maglia alta, quindi una maglia alta, catenella, rientriamo un'altra maglia alta, ventaglio nella maglia alta successiva, quindi maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta. Andiamo a fare questo quindi per tutto il nostro secondo giro. Ricordate, maglia alta e rilievo e un ventaglio sopra ognuna delle due maglie alte del ventaglio del giro precedente. Continuo così quindi per tutto il secondo giro. Vi farò vedere come terminare il secondo giro e come iniziare poi il terzo. Sto terminando quindi il secondo giro, ho fatto il ventaglio, entro nella terza catenella, che è la seconda catenella che è la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, di nuovo andiamo a fare la nostra maglia alta e rilievo, quindi entriamo prima della maglia alta, usciamo e andiamo a fare una maglia bassa e 2 catenelle. Entriamo nell'archetto del ventaglio, andiamo a fare un ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientriamo un'altra maglia alta. Vado tra i due ventagli del giro precedente e vado a fare una maglia alta. Vado nell'archetto successivo del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta e si ricomincia da capo. Quindi prendiamo il filo, andiamo a fare la nostra maglia alta e rilievo, entriamo nell'archetto del davanti, usciamo in quello dopo e andiamo a fare la nostra maglia alta e rilievo. Entriamo nell'archetto di una catenella, andiamo a fare il nostro ventaglio, maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta. Andiamo tra i due ventagli, andiamo a fare una maglia alta. Andiamo nel ventaglio successivo, entrando sempre nell'archetto, maglia alta, catenella, rientro maglia alta e si ricomincia da capo. Quindi di nuovo andiamo a fare la nostra maglia alta e rilievo. Entriamo nell'archetto del ventaglio, andiamo a fare il ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta.
andiamo tra i due ventagli, andiamo a fare una maglia alta, andiamo nel ventaglio successivo, maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta, un'ultima volta insieme, quindi maglia alta e rilievo sulla maglia alta e rilievo del giro precedente, ventaglio all'interno del ventaglio del giro precedente, quindi maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta, una maglia alta tra i due ventagli, ventaglio, andiamo a fare di nuovo maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro, vi farò vedere poi come terminare il terzo giro e come andare a fare poi il quarto giro. Sto terminando il mio terzo giro, ho fatto il ventaglio, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassissima e possiamo iniziare a fare il nostro quarto giro. Entriamo all'interno del ventaglio, scusatemi, all'interno dell'archetto prima della maglia alta e facciamo la nostra maglia alta rilievo, quindi maglia bassa, 2 catenelle, una catenella di separazione, entriamo nel ventaglio, andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta e rilievo, quindi entro prima del ventaglio della maglia alta, esco subito dopo la maglia alta e vado a fare la mia maglia alta e rilievo, un ventaglio all'interno del ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, si ricomincia da capo, quindi andiamo a fare la nostra maglia alta e rilievo sopra la maglia alta e rilievo del giro precedente, catenella di separazione, andiamo nel ventaglio, andiamo a fare il ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, prendo il filo, dove ho la maglia alta vado a fare la maglia alta e rilievo, quindi entro tra la maglia alta e tra il ventaglio e la maglia alta, esco dopo e vado a fare la mia maglia alta e rilievo, ventaglio all'interno del ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Facciamo ancora una volta insieme, maglia alta e rilievo sopra la maglia alta e rilievo del giro precedente, catenella di separazione, ventaglio all'interno del ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, maglia alta e rilievo sopra la maglia alta del giro precedente, ventaglio nel ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, si ricomincia da capo, un'ultima volta insieme, maglia alta sopra la maglia alta e rilievo sopra la maglia alta e rilievo, catenella di separazione, ventaglio nel ventaglio, quindi maglia alta, catenella, maglia alta, una maglia alta e rilievo sopra la maglia alta, ventaglio sopra il ventaglio, quindi maglia alta, catenella, maglia alta, catenella di separazione, continuiamo così quindi per tutto il nostro quarto giro. Sto terminando il quarto giro, entro nella seconda catenella, dopo aver fatto la catenella di separazione vado a fare una maglia bassissima. Ora io devo continuare a fare sempre questo giro nella mia lavorazione vera e propria, che vi faccio rivedere che sto lavorando, non sono andata a fare più alcun aumento, quindi dal quarto giro ho ripetuto sempre il quarto giro, però vi dico cosa dovete fare invece se dovete andare a fare degli aumenti. Prima di tutto vi faccio rivedere quindi il quinto giro senza fare più aumenti, come si fa, quindi andiamo sempre a fare la nostra maglia alta e rilievo iniziale, quindi 2 catenelle, catenella di separazione, ventaglio all'interno del ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, maglia alta e rilievo sopra la maglia alta e rilievo, ventaglio sopra il ventaglio e catenella di separazione. Quindi questo è quello che bisogna fare per chi non farà più aumenti. Nel caso dovete fare degli aumenti, vi consiglio in questa maniera: sfiliamo tutto, dopo aver fatto la prima maglia alta rilievo, invece di fare una catenella ne fate 2 di separazione, poi normalmente ventaglio sopra il ventaglio, maglia alta in rilievo,
ventaglio sopra il ventaglio e 2 catenelle di separazione, 1 e 2. In questa maniera voi allontanerete questa striscia o alternerete una striscia che si allontana dai ventagli. Vedete, questa si allontana mentre questa rimane vicino ai 2 ventagli, quindi alternate una striscia vicino e una striscia più lontana. Ripeto, questo è per chi deve allargare, quindi 2 catenelle e poi ventaglio sopra il ventaglio, rientro a fare la seconda maglia alta, questa maglia alta rilevo, non faccio delle catenelle di separazione e vado a fare poi il ventaglio e termino con 2 maglie alte. Se necessitate di ancora aumentare ancora, io vi do un altro suggerimento: invece di fare poi 3 catenelle qui, andate a fare una catenella di separazione qui e qui, in modo tale che qui non diventa troppo forato. Quindi se avete bisogno di aumentare ulteriormente, andate a fare una catenella di separazione in questo, tra i ventagli e questa maglia alta in rilievo, quindi qua ne avrete 2 e qui ne avrete 1. Oppure abbiamo una seconda opzione: se non volete fare troppe separazioni, quindi che poi la lavorazione vi venga troppo forata, possiamo andare a fare anche in questa maniera, però qui considerate che la lavorazione si allargherà parecchio e possiamo andare a fare in questa maniera. Fate le 2 catenelle e andate a fare 2 maglie alte, catenella, rientriamo 2 maglie alte, andate a fare la maglia alta in rilievo e di nuovo 2 maglie alte, catenella, rientrate 2 maglie alte, 2 catenelle e ricominciate da capo. Quindi questo serve a chi deve aumentare ancora, ma vi vedete già da qui, si vede che si aumenta parecchio, quindi state attente. Secondo me è meglio fare soltanto le catenelle di separazione. Oppure un altro modo per aumentare: invece di andare a fare il giro con le 2 catenelle, andate direttamente a fare una catenella. Quindi non fate il giro con le 2 catenelle, ma lasciate una catenella come me e andate direttamente a fare i ventagli con le 2 maglie alte. Questo è per chi vuole aumentare molto e senza però forare troppo la lavorazione, quindi potete fare in questa maniera: una catenella e poi direttamente il ventaglio con le 2 maglie alte. Dipende da quanto dovete andare ad allargare la lavorazione. Mi raccomando, per chi ha il seno grande, non fate che andate ad aumentare tantissimo prima di arrivare ai marcatori, no. Andate a fare gli aumenti, un ulteriore aumento, se già vedete comunque bello largo oppure vi si sta facendo le pieghe, non fate più aumenti, arrivate a mettere i marcapunti, quindi a dividere poi le maniche dalla parte dietro alla parte avanti del corpo. Quando poi andate a lavorare la parte del corpo, fate un ulteriore aumento, che è possibilmente, se avete un seno bello grande, quello di andare a fare 2 maglie alte catenelle, 2 maglie alte nel ventaglio invece di una maglia alta catenella e maglia alta. Questi sono i consigli che mi sento di darvi. Nel procedere del tutorial io vi dirò naturalmente quante volte ho ripetuto il mio quarto giro senza più aumenti per arrivare a mettere i marcapunti, e poi vi darò i consigli anche per le taglie più grandi. Ho terminato il mio sprone. Allora, io dal quarto giro non ho fatto altri aumenti, quindi non sono andata ad aumentare le catenelle di separazione, quindi vedete la mia lavorazione viene in questa maniera. Ci sono questa striscia rilievo che è un po' più lontana perché c'è una catenella di separazione da questa, e quindi alternate in questa maniera. Però, come vi ho spiegato all'inizio, per poter fare gli aumenti potete andare a fare la catenella di separazione anche nelle altre strisce. Questo perché ha avuto bisogno di aumentare, io non ho avuto bisogno, e quindi dal quarto giro io sono arrivata al 12° giro senza fare più aumenti, ma lavorando sempre il solito giro. Ora, per una taglia M io vi consiglio di arrivare almeno al 14-15° giro prima di mettere i marcatori, mentre per una taglia M vi consiglio di arrivare almeno al 18° giro, provare a mettere i marcatori e provare la maglia, altrimenti fare un giro in più. Per quanto riguarda la divisione, allora io sono andata a contare le mie strisce di ventagli e le ho divisi in questa maniera: ne ho messe 10 di lato, quindi 10 da questa parte, 10 da quest'altra parte, 15 avanti, 14 dietro. Quindi ripeto, ne ho messe 10
per le maniche, quindi sono andata a mettere il marcatore dove ho la maglia alta e rilievo, 10 da quest'altra parte, 15 avanti, 14 strisce dietro. Ora, per una taglia M, io vi consiglio di andare a mettere 12, se non anche 13 strisce per le maniche, e il resto avanti e dietro. Mi raccomando, se ne avete dispari, quello dispari va sempre sul davanti. Per la taglia invece L, io vi consiglio di andare a mettere 14 righe, anche 15, quindi andate a contare, il resto che avete lo dividete avanti e dietro. Anche nel vostro caso, mi raccomando, il motivo in più va sempre sul davanti. A questo punto andiamo a lavorare il corpo della maglia. Io ho fatto in modo di potermi trovare già senza staccare il filo, di iniziare già a lavorare il corpo della maglia. Andremo a fare sempre lo stesso giro, quindi io dovrei iniziare qui dal unire la parte avanti dalla parte dietro, vado già a fare crearmi il mio scalfo, quindi tolgo direttamente il mio marcapunti, però voi potete spezzare il filo e fare direttamente come sto facendo io, e quindi vado a prendere sia la maglia dietro il rilievo, sia quella qua avanti, in questa maniera, quindi vedete qui si crea il mio corpo, la mia, e vado a fare la mia maglia alta e rilievo. Ops, scusate, non ho preso il filo, quindi prendo il filo, maglia alta e rilievo, maglia alta e rilievo, e vado a fare una maglia bassa in questa maniera, così vedete ho creato la mia separazione. E adesso vado a fare le mie 3 catenelle e vado a lavorare normalmente, quindi vado a fare il mio ventaglio, vado direttamente a lavorare la maglia alta e rilievo, di nuovo ventaglio, catenella e ventaglio e rilievo. Per chi ha bisogno di fare degli aumenti, mi raccomando, o passate a lavorare con l'uncinetto il numero 5 o continuate a fare più aumenti di catenelle. Se non volete fare troppi aumenti di catenelle, vi do un altro consiglio: andate a fare, invece che una maglia alta catenella, una maglia alta, alternate i fili, i giri, e andate a fare 2 maglie alte catenelle e 2 maglie alte. Potete fare questo per ogni striscia di ventagli o alternare una striscia e una striscia, questo se ne avete strisce multiplo di 2. Se ne avete dispari non lo potete fare, quindi in quel caso vi consiglio di andare ad aumentare le catenelle. Se non volete aumentare troppo le catenelle aumentando sempre dallo stesso lato, dallo stesso striscia, aumentatele da questa, quindi da qui, da, se ne avete fatte 2, qui passate a farne una, oppure se avete fatto già una e una, allora qui ne fate 2 e qui continuate a farne una, potete fare in questa maniera. Oppure se avete bisogno di aumentare tanto perché avete un seno molto grande, il mio consiglio è quello di andare ad aumentare le maglie alte del ventaglio. Comunque io continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare al prossimo marcapunto, e quindi vi faccio vedere come tornare dalla parte dietro alla parte avanti. Sono arrivata al mio secondo marcatore, ho fatto la catenella di separazione, quindi vado a togliere il mio marcatore o marcapunti e vado a fare la stessa cosa che ho fatto prima. Prendo il filo, entro il rilievo sulla maglia del davanti, entro il rilievo sulla maglia del dietro, qui ho il mio, la mia manica, e quindi vado a fare una maglia, in questo caso una mezza maglia bassa, una mezza maglia alta, le mie 3 catenelle, e si ricomincia a lavorare. Quindi vado di nuovo, scusate, 2 catenelle in questo caso, quindi vado di nuovo a lavorare il mio ventaglio e lavoro così fino ad arrivare alla fine della lunghezza della mia maglia. Quindi andiamo in questo modo, eccoci, noi lavoreremo sempre il solito giro, quindi si ricomincerà sempre poi qui a lavorare una maglia alta e rilievo sopra la maglia alta e rilievo, e naturalmente se dovrò aggiungere, se farò qualche aumento o qualcosa, vi farò sapere. Al momento no, preferisco continuare a procedere in questa maniera, anche perché è una maglia, quindi non ho bisogno di allargarla. Se fosse stato un vestito l'avrei allargato, ma in questo caso noi stiamo facendo una maglia. Una volta fatto ciò, poi andremo a fare le maniche. Per le maniche faremo sempre la stessa lavorazione, sono però indecisa se
fare delle maniche lunghe o maniche a tre quarti. Penso più maniche a tre quarti, però naturalmente vi farò sapere anche quello. Noi per adesso io continuo a lavorare, vi dirò quante volte ho ripetuto il giro per il corpo e poi ci andiamo a occupare delle maniche. Allora, ho terminato la lavorazione della maglia sotto. Io alla fine ho ripetuto il giro 30 volte e come lunghezza va più che bene, non la voglio troppo lunga, quindi 30 giri vanno più che bene. Come vi ho detto, non ho fatto alcun tipo di aumento, quindi questa è la lavorazione. Adesso andremo a fare le maniche. Per realizzare la manica lavorerò sempre con lo stesso uncinetto, quindi sempre il 4,5, andremo a fare sempre la stessa lavorazione. Mi aggancio da sotto, quindi dove abbiamo fatto qui la divisione avanti e dietro, abbiamo unito il davanti e indietro, andiamo a prendere l'uncinetto e andiamo a fare la nostra maglia alta. Il giro da lavorare sarà sempre lo stesso, quindi non cambia assolutamente nulla, quindi mi aggancio con il filo e vado a fare la mia maglia alta, quindi le 3 catenelle e poi la catenella di separazione, e a questo punto torno a lavorare normalmente, quindi vado sempre a lavorare un ventaglio, la maglia alta in rilievo e di nuovo il ventaglio. Non devo fare aumenti, quindi per me va benissimo fare la lavorazione e continuo a lavorare così per tutto il giro. Vi farò vedere naturalmente un attimo come terminare e come ricominciare, però come stiamo lavorando il corpo e come abbiamo lavorato fino adesso non cambia niente, quindi andiamo a lavorare in questa maniera. Io alla fine poi vi dirò anche quante volte ho ripetuto il giro, se ho fatto una manica lunga o una manica a tre quarti. Penso più una manica a tre quarti, però naturalmente vi dirò quante volte sono andata a ripetere il giro. Quindi continuo a lavorare fino ad arrivare appunto a terminare il giro. Quindi sto terminando il giro, entro sempre nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima e poi iniziamo di nuovo con la maglia alta rilievo. Quindi vado a fare la mia maglia alta rilievo, le mie 2 catenelle che sono maglia alta e la catenella di separazione, e si riprende. Quindi io continuo a lavorare in questa maniera e vi dirò alla fine quanti giri sono andata a fare per realizzare la mia manica. Ho terminato la mia manica, alla fine l'ho fatta a tre quarti, in realtà mi arriva sopra il gomito, e ho ripetuto il mio giro per 17 volte. Adesso vado a fare anche l'altra manica, quindi ripeto, voi potete farla quanto lo volete lunga, io ho deciso di farla a tre quarti e quindi sono andata a fare 17 giri. Ho terminato anche la seconda manica, non farò alcun tipo di bordino, quindi anche questa maglia è terminata.